Dai, andiamocene via, andiamo alle news. Sì, iniziamo dall'Olanda. La cancelleria sovranista, le politiche, primo partito, l'ultradestra di Wilders, questo uomo simpatico. Timmermans e ma non tutti sono andati a votare in Olanda, no, certo, qualcuno ha avuto degli impedimenti, non so spiegarteli. Solo perché si è appeso un lampione. Non che bella perché. Come idea. Il rivale di chi ha vinto era Tutte. E cioè, questa è la canzone che doveva invitare a votarlo. Sì, sì, questa è proprio la campagna elettorale. Poi vi chiederete come mai ha perso. Guardate anche il colore della maglietta. E lei, guardate, fa il fenomeno, si appoggia. Sì. Voleva. Poi le buttano di tutto per con salvarla. Con il microfono cercano di salvarla. E poi le buttano anche. Ecco, meglio così non si è rimasta lì per 7-8 ore, vabbè. Questo invece in Olanda è su un treno e sì. Ha stampato il biglietto, ma l'ha stampato ma dove si fogli trovano un po' grande. Questi fogli così, dove si trovano? Che io in cartoleria non, lo so. Non l'ho mai visto. Tra l'altro il QR code è piccolino, perché cioè, guarda dove va a vidimarlo. Non è uno scherzo, esatto. Al controllore, però vabbè. Un Black Friday da record, sì. Con acquisti complessivi per circa 4 miliardi di euro. Beh, sono soldi, In America il Black Friday secondo me non hanno così. Acquistato moltissimo. No, però c'era anche un'alternativa. Cioè, roba ne hanno presa, sì, però non so se l'hanno pagata. Acquisti non mi sembra di vederne. Però d'altra parte uno può scegliere di acquistare via online, certo. No? Così ti arriva il pacchi a casa. È migliore perché la roba ti arriva perfetta. Oppure così, guarda. Beh, lui ha una discreta sfiga perché c'è una manopola lì davanti che fa partire tutto. E ma qua. Lui invece cura la roba vostra. Sì, ecco, non sta ordinate attento, robe no? Di cristallo, magari. Qui c'era una telecamera, per esempio, sì. Un lampadario. Sai, a volte poi dici è e difettato. Ora passiamo alla Champions League, fuochi d'artificio nella penultima partita del girone tra Galatasaray fuochi e Manchester d'artificio, United. Sì. Sì, conclude sulla 3-3. Sì. 3-3 grazie anche a Onana, il portiere del Manchester United. Grazie a Onana. Leggerissimamente colpevole. Quant'è che l'hanno pagato? Tipo 52 milioni di euro? Di cui 51 e mezzo di troppo. A giudicare le sue prestazioni di quest'anno. Anche perché non è la prima vaccata che no, fa. Ma poverino. Questa è grave, Passiamo invece al portiere nazionale nostra, Donnarumma col PSG. Nel big match contro il Monaco decide di aprire la sfida così, servendo il centravanti avversario. Ci aspetti un'ora a rinviarla. Idea. Alla fine così finisce. Arriva un minamino, ti tira una mina e via così. Ma non finisce il cielo. Sì, qua siamo in Europa League. Il Liverpool, questo è centravanti, è fortissimo. Nunez, molto forte. Dai di tacco, ma no! Forse è troppo forte. Il suo problema è quello. Contro il Tolosa, poi è finita in goleada. Però Nunez ha sbagliato. Sto ma andiamo in Messico invece, guardate qua. Contropiede, cavalca il portiere. Dai. È fatta, prende il pallo, ma arriva il compagno. E il bello arriva adesso perché l'arbitro salva quasi sulla linea. Riesce a salvare un gol. Guardate la faccia. E dice: che cacchio vuoi da me? Oh, passavo di lì per caso. Guarda, oppala. Beh, molto bravo, eh. E qui invece siamo in Germania. Il portiere ha più è un po' distratto. Sì, ha più interesse verso le sue giarrettiere che verso il pallone, che l'MLM. Ma soprattutto è considerato gol perché lui riesce a toccarla sì, con la punta del piede. Se non avrebbero convalidato. Ciao la passione.